Ciao a tutti da Alessandro per il blog Nexus Lab. Oggi vi presentiamo la nostra video prova di Soulcraft per Android. Soulcraft è un titolo ancora in fase beta, disponibile sia per terminali Tegra 2 o Tegra 3 su cui è ottimizzato, o per qualsiasi altro terminale disponibile. Noi l'abbiamo provato su Galaxy Nexus con ottimi risultati. Andiamo subito ad aprirlo, il gioco è gratuito, probabilmente quando verrà rilasciato in forma definitiva sarà a pagamento o continueranno a esserci le pubblicità in game. Gioco molto evocativo, ha un'ottima atmosfera, ottimo design dei livelli e soprattutto ha una gestione di questi ultimi un po' diversa, con degli obiettivi che vanno dalla corsa a uccidi tutti i nemici, molto molto ben congegnati e bilanciati, anche se per adesso i livelli che abbiamo svolto sono abbastanza facili. Ok, come potete vedere qua di fronte abbiamo le indicazioni dei tasti, piuttosto semplici, classici. Continuiamo, eccoci qua. Adesso dobbiamo uccidere la prima ondata di nemici. Come potete vedere, graficamente molto pulito. Possiamo raccogliere l'anima del nemico, in questo caso due anime. Abbiamo completato la quest. Abbasso un attimo. Adesso dobbiamo uccidere la seconda ondata di nemici. Possiamo anche cambiare tipo di arma, in questo momento però meglio usare questa. Controlli fatti veramente bene, anche perché l'arma non si controlla continuamente schiacciando il pannello touch, ma tenendo premuto nella direzione verso dove vogliamo colpire. Adesso noi possiamo liberare una carta potenziamento. Abbiamo guadagnato 11 punti esperienza. Questo è il riepilogo di ogni fine livello. Abbiamo sbloccato diversi progressi. Potete vedere, adesso abbiamo un altro attacco, abbiamo delle nuove location, New York, lì da svolgere, abbiamo delle nuove abilità, delle nuove magie, eccetera eccetera. Veramente tanta tanta roba. Questo è il nostro inventario. Nel nostro inventario a sinistra abbiamo l'equipaggiamento che adesso stiamo utilizzando, a destra abbiamo quello disponibile. In alto a sinistra vediamo il livello necessario per poter utilizzare l'equipaggiamento. In questo caso noi siamo di livello 2, abbiamo 32 monete e 14 anime, quindi possiamo utilizzare soltanto l'equipaggiamento che abbiamo in questo momento. Andiamo avanti. Questo è il menu di gioco, abbiamo il gioco, il multiplayer per adesso bloccato, le impostazioni, su e giù il giocatore, tutta una parte social che pian piano con lo sviluppo del gioco diventerà sempre più grande. Questo è New York, come potete vedere questa è la missione che abbiamo svolto. Adesso proviamo a fare un livello run, dove dobbiamo arrivare nel più breve tempo possibile alla fine del livello uccidendo i nemici. Come detto, graficamente il motore di gioco è ben curato, quindi secondo me le finezze da apportare sono ancora relative alle modalità di gioco, cioè il gameplay e la parte componentistica multiplayer, molto complessa su un dispositivo portatile. Proviamo a cambiare arma. Questa è un'arma da mischia pura. Abbiamo questo effetto rotazione a caricamento, utile con tanti nemici. Ok, abbiamo questi blocchi
che non ci permettono di andare avanti finché non uccidiamo tutti i nemici in zona. Per adesso è un livello molto corto, ve ne mostro un altro e poi vi invito ad aspettare l'uscita di questo gioco nel mentre magari di provarlo, visto che sul Google Play Store si può scaricare tranquillamente, anche perché questo sarà un gioco importante, spero anche che venga tradotto interamente in italiano, ma per adesso non abbiamo conferme. Dipenderà soprattutto dal successo che il gioco avrà. Potete vedere, questa è la location di prima, soltanto con nemici diversi, in questo caso un po' più forti. Comunque siamo sempre nei primi livelli, quindi non ci possiamo aspettare troppo. Un gioco che pur utilizzandolo col touch non risente troppo di questo input di controlli, anche perché il gameplay è comunque abbastanza lento e ragionato, quindi possiamo usarlo tranquillamente. Adesso andiamo a cambiare arma. Ok, ecco qua. Torniamo al menu, vi faccio vedere un ultimo sguardo al menu. Eccoci qua. Sblocchiamo un altro potenziamento, 9 anime che si andranno ad aggiungere a quelle che noi abbiamo già. Siamo saliti di livello, abbiamo sbloccato altri elementi. Proviamo ad andare nell'inventario. Qua abbiamo la mappa. Venezia, Amburgo, Cambogia. Inventario, come potete vedere, ci ha automaticamente inserito gli stivali di livello 3 appunto nel relativo slot. Direi che è tutto, prestate attenzione a questo gioco, noi vi informeremo presto su eventuali novità dello sviluppatore. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.